Benvenuti miei cari astuzi, benvenuti e bentrovati su Just a Taste. Che cos'è Just a Taste? Just a Taste è, tra l'altro, è abbastanza inquietante mamma mia, quanto è inquietante. Non me lo ricordavo così. Allora, Just a Taste è: noi prendiamo un gioco, ve lo faccio vedere, 10 minuti, 20 minuti. Il primo episodio è durato 50 minuti. Vi do un'idea di quello che potrebbe essere il gioco. Non ci faremo una serie perché vedrete nei vari, i vari capitoli di questa rubrica non avrebbe senso proprio farlo. Però è una buona idea. Sapere se potrebbe avere senso per voi guardarlo oppure no. Allora, diciamo che noi siamo. Ok, allora. Rain, che è il gioco o Reigns, è un gioco in cui dovete prendere delle decisioni, esattamente così, sì e no, e queste decisioni vi permettono. Non mi ricordo se si fa. Ok, anche sì, anche con il pad. E queste decisioni vi fanno andare avanti e dalle vostre decisioni deriva tutto quanto. Ma adesso ce lo spiega quello che in teoria dovrebbe essere il tutorial. Parlo troppo presto. Si è incastrato. Ui. Ok. Sì, sono un giovane re. Sì. Esatto, i quattro poteri, come vedete sopra c'è la chiesa, l'ometto e il popolo, l'esercito e l'economia. Quindi il gioco è non far arrivare nessuno dei due troppo in alto al 100%, come nessuno, non far arrivare nessuno dei due a zero, nessuno dei quattro a zero. Ovviamente, se uno di, se quel, l'avvicinarsi al 100 o l'avvicinarsi allo zero potrebbe comportare dei problemi. Lo spirito serve pensoso poi scompare. Entra il 9 di giustizia. Se gli dici di sì, ecco, perfetto. Vedete che in questo caso ci dice che vengono interessati i soldi e la chiesa. Per cui, perfetto, come avete visto, rosso sull'economia, verde sulla chiesa. Il fatto di aver dato dei fondi alla chiesa per una celebrazione sacra in memoria del vecchio re ha avvantaggiato la chiesa e ridotto l'economia, perché probabilmente ci siamo svuotate le casse. Ed è passato un anno, per cui noi dobbiamo governare per almeno 5 anni. Che opzioni abbiamo? Ovviamente se diamo ascolto a quello che dice la Chiesa, ci prende. Allora fa ridere perché parlano in una maniera strana e va bene così però. Come avete visto, abbiamo dato ragione al villico e avendo dato ragione al villico abbiamo incrementato il favore che abbiamo presso il popolo, ridotto il favore presso l'esercito, ridotto quello presso la chiesa. Quindi in questo momento le due, diciamo, indicatori da tenere sotto a mente sono esercito ed economia. I popoli di un villaggio remoto stanno insegnando ai propri figli a sputare in faccia gli uomini del re. Dobbiamo intervenire in modo esemplare? Direi di sì. Costruiamo una nuova torre. Ok. Allora, arriva una cazzo di colomba e qui il gioco inizia, iniziate a capire il gioco, perché fin dice, vabbè, inizio a capire che cosa fa ogni carta. Il gioco inizia a essere maledetto in questi momenti. Perfetto.
Diamo la caccia personalmente. Non mi ricordo se il banchetto ci brucia i soldi. Non mi ricordo se il banchetto. Ah no, il banchetto. Tutti felici. Ok. Perfetto, per cui la chiesa ha provato ad ammazzarci. Quindi avete praticamente abbiamo il fatto di organizzare truppe di ricerca ha abbattuto l'efficienza dell'esercito. Questa non so chi cazzo sia e perché ci dice. Aia. Perfetto. Perfetto. Addio. Ah, Nano Rosso è il gioco tipo dei dadi. E quindi lui ci dice: vuoi giocare a carte? È chiaro che se giocassimo potremmo avere dei benefici, ma potremmo anche perdere dei soldi. Siccome abbiamo pochi soldi, è meglio dire di no. Questo immagino che voglia avere dei rapporti intimi. Ah, però, ecco. Momento follia. Dopo 19 anni nel potere, torna. Una cazzo di colomba. Grazie. Ok, ci sono persone da giustiziare. Mi serve aiuto dell'esercito. Ok, quindi abbiamo preso un dottore. Perfetto. Ah, abbiamo quindi sbloccato nuove carte, va bene. C'è un cazzo di cane. Niente. Perfetto, quindi siamo appena arrivati a 25 anni di potere e abbiamo fatto quello che purtroppo non avremmo dovuto fare. Il popolo, che è questo qui, è arrivato a zero. E probabilmente anche l'economia, anche se non la vedo benissimo. E quindi ci faranno la testa. E direte, finita qui? No, perché non si finisce mai. Ci fa vedere da dove siamo partiti, che cosa abbiamo fatto. Ok, quindi ci danno dei nuovi obiettivi. Non ha maledizione, incantesimo, agenti magici. Oh, ah, perfetto, quindi non ho un cazzo. 36 carte scoperte. Sapete che non me lo ricordo. Non mi ricordo assolutamente nulla di tutto ciò. Era da tanto che non lo giocavo. Sì. Ecco, adesso ci spiega che noi siamo maledetti. Praticamente abbiamo ammazzato un nostro antenato e abbiamo scoperto che siamo costretti a reincarnarci di re in re. Esatto, quindi praticamente siamo sempre la stessa coscienza. Quindi bisogna fare un piatto col diavolo. Ma sì, sposiamo la principessa, che va bene tutta. Ecco, questo io non ho mai capito che cazzo volesse dire.
In effetti no. Perfetto. Solo il bianco. C'è stata una rapina, il tesoro è stato attaccato da una banda spudorata. Ok. Ammassiamo il generale Pollon. La chiesa è felice di andare ad abbattere la poligamia. Dovete reclutare un nuovo generale, altrimenti verremo sopraffatti. Aia, ho fatto una cazzata. Salvate la guarnigione, salvate il tesoro. No, salviamo la guarnigione. Niente. Siamo diventati poveri. L'unica cosa che abbiamo fatto è abbiamo preso una decisione bianca o nera, ma assolutamente. Non abbiamo incontrato né il diavolo né la strega. Perfetto. Bene, bene. Sì, bello il matrimonio. Oh, che cazzo. Va bene. Non posso. Incontriamo la strega. Sì. Festeggiamenti. No, sbagliatissimo. Quanto abbiamo durato? Solo 9 anni? Abbastanza schifo. Però abbiamo incontrato la strega, va bene. Ah, dobbiamo andare nelle prigioni, va bene. Perfetto. Ora, l'esercito, porca troia, è l'unica cosa che tu la usi, si riduce. Non la usi, si riduce. Sì, via. Va bene. Sì, così mi ha fatto contenta la chiesa. Niente. Impediamo le razzie. Perfetto. Vorrei essere una gazzella. Ok, rafforziamo l'esercito. Facciamo contento il popolo. L'estuario del torrente Gocce è una pericolosa prua per i viaggiatori. Dobbiamo salire un'intera area. I cerri sono molto cronici. Alziamo leggermente il prezzo del po'. Cazzo, cazzo. Proviamo a fare sì, vediamo. Niente. 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 Non siamo riusciti a mantenere il.
il potere. Bene. Bene. Vai avanti. Bene. La lucertola ambizione pure per la sera venire. Vai avanti. Benissimo. In guardia. Ok. Aia. Dici come migliorare. Ah ok, questo non lo sapevo. O non me la ricordavo. Grazie, perfetto. Perfetto. Ah, perfetto, molto bene. Merda. Perfetto. Rex geme disperato. Accarezza il cane. Oh, Diabolus, il tempo è finito e lo spazio non ha senso. Eccolo che arriva di nuovo. Sentite la bocca che si serra con... Perfetto. Grandissimo, il diavolo in verità è il coso. Nessuna parola. Molte morti. Ah, avevamo chiesto il potere eterno in cambio della nostra anima e lui giustamente ci ha dato la possibilità del potere eterno grazie al fatto di vivere attraverso i nostri successori. E infatti non eravamo immortali. Perfetto. Cazzo. Perfetto, avevo paura che la chiesa prendesse il potere. Il torrente goccia sta allagando la nostra zona. Avremo bisogno dell'aiuto della chiesa e dell'esercito. Perfetto. Sfighiamo il cane. Vai nella foresta. Mangiamo il fungo arancione. Grande! Grande! Tac. Ok, adesso è una cazzata perché adesso semplicemente devo stare attento a non sbaloccare troppo. Tipo 76. Vai, adesso posso puntare a vivere 1000 anni. Perfetto. Sembra che il vostro esito manca le basi dell'origine. Va bene. Va bene.
andiamo a salvare la principessa. Ah, chi ha pagato sto cazzo? Ma sì. Questa ci serve però. Non ce la possiamo permettere. Ok. Perfetto, dobbiamo usare l'esercito. Preferisco mantenerli tranquilli. Perfetto. Questa improvvisa follia è dovuta alla venta da segre. Dobbiamo bruciare le scorte. Perfetto. Va bene. Perfetto. Va bene. Evitiamo. Cazzo, mi sono bruciato da solo. Niente. Okay. 32 anni il potere. Facciamo un ulteriore try e poi direi che... Vediamo. Ah, devo avere un erede. Ma sì, giochiamo a nano rosso, vaffanculo. Perfetto. Vai, numero uno. Bene così. No, perché sei una rottura di coglioni. Allora. Vai. Cacciamo via i mendicanti. Andiamo. Perfetto. L'esercito è difficile da controllare. Ok. Quindi praticamente, allora, tutto quello che riguarda la strega rompe il cazzo alla religione. Tutto quello che riguarda la cultura fa bene al popolo, ma riduce le finanze e di solito fa incassare la chiesa. Ecco, tipo la chiesa è felice che ha detto no alla strega, per dire. Se do più potere alla regina, sono tutti contenti. Perfetto. Aia. Assolutamente sì.
Sto del torrente nella prima parte. Via, facciamo due tiri di schermo. Vabbè, questo ci dice, il mercato nero non è mai stato così freddo. Dovresti avere delle città necessarie per porvi un freno. Questo inverno è più freddo di gente, ma la cosa che avete una settimana di fame. Vediamo. E niente. Però abbiamo vinto un duello. E niente, questo era quanto. Questo è Rain. E è assolutamente questo, cioè non c'è altro. E come avete visto, l'importante è capire quali sono più o meno le carte che cosa fanno. E riuscire ad incastrare all'interno di una stessa run, se vogliamo, due o più power up fighi. Prova quello blu. Sicuramente parlerà di un fungo. E in questo modo riuscire a a governare più lungo. Se non sbaglio, in una run precedente, perché questa l'ha riazzerata, ma in una run precedente avevo fatto tipo, ero vissuto tipo 180 anni, 200 anni, una roba di questo tipo. E questa volta invece sono arrivato ad uno massimo di, quant'è? Si può andare indietro? 32 anni al potere. Mi sa che era 32 anni al potere. 25 anni al potere lui. 25. Lo stregone. 10 anni. Questo è inutile, non ha fatto nulla. Vedete, dopo con 32 anni un soprannome. Il duellante. Perfetto. E questo era quanto, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia d'aiuto se vorrete mai provare questo gioco. E costa veramente una cazzata, per cui io mi sa che l'avevo trovato tipo un euro e mezzo. Per cui vi dico, in una giornata piovosa d'estate in cui non si sa cosa fare, top! Anche perché il bello di questo gioco è che tu lo apri, ci giochi una mezz'ora. Cioè, tanto la storia non c'è, lo apri, lo chiudi quante volte vuoi, in teoria ogni run è separata, e in verità se si vuole puntare a fare delle robe fighe bisognerebbe ricordarsi cosa si è fatto prima e quant'altro, però questo è. E spero che il video vi sia piaciuto, e spero che la rubrica vi stia piacendo, e vi lascio agli altri appuntamenti del canale, in particolare quelli del signor Luni, e vi aspetto settimana prossima sempre su Obel, sempre il canale, sul tubo italiano. Ciao!